Ciao a tutti e bentornati sul canale del Ciclista Anonimo. Siamo arrivati all'ultimo episodio della serie su Tour de France 2020 con la Jumbo-Visma, quindi ultima tappa, la Kermesse, la passerella di Parigi sotto gli Champs-Élysées. Abbiamo vinto il Tour de France con Primoz Roglic, Tour de France molto combattuto, vinto per appena 51 secondi sui Egan Bernal della Ineos, terzo invece più staccato Thibaut Pinot a 3.35 dell'FDJ. A completare la top 10, quarto Fuglsang, quinto Alaphilippe, poi Nibali, Yates, Quintana, Geraint Thomas e decimo un altro nostro corridore, Tom Dumoulin. Abbiamo vinto anche la classifica scalatori con George Bennett e la classifica squadre. Mentre per quanto riguarda la maglia verde, ce la giochiamo proprio in quest'ultima tappa. Siamo in testa con Groenewegen, ma abbiamo solo 5 punti di vantaggio su Pascal Ackermann della Bora-Hansgrohe e solo 9 punti di vantaggio su Fernando Gaviria della UAE Emirates. Siamo anche quarti e quinti nella classifica punti con Roglic e Wout van Aert e non siamo distanti, ma ovviamente questa tappa in volata ce la giocheremo probabilmente con Groenewegen, anche se van Aert potrebbe provare un colpo da finisher. Andiamo a giocare l'ultima tappa, la tappa degli Champs-Élysées. Quindi ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Parigi in maglia gialla, che era l'obiettivo principale. Abbiamo portato anche la maglia qua, sarebbe bellissimo portare a casa anche la maglia verde. Andiamo a giocare la 21esima ed ultima tappa. Groenewegen sta piuttosto bene, sono indeciso se far lavorare la squadra per Groenewegen o comunque provare un colpo da finisher nel finale con Van Aert, ma comunque importantissimo sarà anche fare più punti possibili allo sprint intermedio e cercare di precedere Pascal Ackermann e Fernando Gaviria. Se proprio dobbiamo essere battuti sarebbe ottimo per noi se vincesse Caleb Ewan, che è fuori dalla classifica appunto, quindi ci andrebbe benissimo il successo di Caleb Ewan, che andrebbe a togliere i 50 punti agli altri corridori. Dunque, con Tony Martin, mettiamo Tony Martin in protezione di Dylan Groenewegen e vediamo un po' che succede. Ok, ci siamo un po' distratti, a dire il vero, anche il gioco ci crasha proprio quando non doveva, perché siamo vicini allo sprint intermedio, siamo troppo indietro, ma davvero tanto 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 indietro. Proviamo adesso a recuperare un pochino di posizioni, ma siamo davvero indietrissimo. Quindi se la velocità non cala la vedo difficile adesso rimontare, anche se adesso devo dire la verità ci ritroviamo leggermente davanti e un pochino di gel rosso e lì c'è anche Pascal Ackermann, no quello è Burkert, qua c'è Ewan e Ewan parte, ci facciamo un pochino sorprendere perché è partito lunghissimo Caleb Ewan, davvero lunghissimo, e ha anche mantenuto, però comunque Gaviria ci guadagna dei punti purtroppo. Ackermann ce lo mettiamo dietro, ma purtroppo Fernando Gaviria ci ha guadagnato dei punticini, quindi in volata dobbiamo assolutamente metterci dietro il buon Fernando Gaviria. Io direi a questo punto di farci proteggere da Wout van Aert, mentre De Plus protegge Roglic. Così abbiamo Wout van Aert vicino e magari possiamo dirgli di provare un attacco. Ecco che riparte un altro attacco. Ripreso Rolands, che era in fuga della Movistar, e ci giochiamo quest'ultimo giro. L'importante è giocarci per bene quest'ultimo giro. Mettiamoci qui a ruota di Davide Formolo della UAE. Abbiamo anche Wout van Aert al nostro fianco. Le squadre che lavorano sono la UAE Emirates e la Lotto Sudal, sono le squadre che stanno lavorando di più in queste tappe per le volate. Noi proviamo la carta, la doppia carta, prima proviamo a lanciare davanti Van Aert per un colpo da finisher e poi facciamo la volata con Groenewegen. Stiamo qui sul treno degli UAE e dei Lotto Sudal, treni organizzati qui davanti, e sfruttiamo quindi il lavoro degli altri. Greg Van Avermaet che ci viene a contendere la posizione.
ok, 7,8 km. E rifà scattare Van Aert ai 5 km. Diamo il gel blu un po' a tutti, anche a Van Aert, anche se non ne ha reale bisogno, anche a Bennett, a Kruijswijk, a Dumoulin e a Roglic, che sta andando a vincere un bellissimo Tour de France. Tour de France combattuto. Prendiamo anche il gel blu con Van Aert al nostro fianco. Adesso fa il lavoro Hagen. Quando Hagen si sposta, direi di far attaccare Van Aert, perché poi c'è solo Formolino lì davanti. Ok, adesso direi che è il momento di far attaccare Van Aert. Attacca adesso Wout Van Aert. Noi restiamo a ruota di Davide Formolo. Eccolo l'attacco di Wout Van Aert. Noi restiamo qui in posizione da stopper. Andiamo a ruota di Rui Costa, anzi lo lasciamo andare a Rui Costa. Infatti adesso devono partire un po' tutti i velocisti che vanno a chiudere la situazione particolare che si è creata adesso con questo scatto di Wout Van Aert, a cui diamo il gel rosso. Tutti che scattano. Io proverei a dire a Van Aert di riscattare, e così mettiamo un po' tutti nel sacco, perché Ivan ha già risposto. E infatti riparte Van Aert, e adesso tutti lo guardano. Riparte Wout Van Aert, però sulla destra si muovono il treno della UAE Emirates. Van Aert che deve andare al 110%, deve andare a tutta Van Aert. Si muove adesso il treno della UAE, sta per partire la volata. Adesso noi siamo sulle ruote giuste, sta per partire la volata, sta per partire la lancia. Adesso cale B1, noi un pochino attardati con Van Aert che invece si è piantato proprio nel finale. Groenewegen, colpo di reni, e forse ce l'abbiamo fatta, Van Aert purtroppo si è andata a piantare proprio nel finale. Incredibile, incredibile questa tappa. E non so se ce l'abbiamo fatta, ma è stata una volata tiratissima. Qui alle ruote sia di Viviani che di Ivan, vedete Van Aert non ne aveva più. Mi sa che Viviani ci ha... mamma mia, Ackermann è arrivato da dietro. Qua c'è Viviani davanti. No, l'ha vinta Viviani. Sì, noi secondi, terzo Ackermann. Dovremmo aver vinto la maglia verde, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, penso. Vince la tappa. E lì è Viviani. Speriamo che c'è anche... nella realtà domani sarebbe bellissimo se Viviani almeno chiudesse questo Tour de France con una vittoria. Questo Tour de France un po' opaco. Vinciamo il Tour de France con Primoz Roglic. Questo era l'obiettivo principale e l'abbiamo portata a casa. Quindi vinciamo il Tour, chiude secondo Bernal, terzo Pinot. Potrebbero mettere anche il podio anche nel gioco, però in realtà maglia verde la portiamo a casa con Groenewegen, quindi ce l'abbiamo fatta a vincere anche questa maglia. Due successi di tappa, anche no, un solo successo di tappa con Groenewegen, però tanti ottimi piazzamenti anche oggi, secondi, sempre costanti nelle volate. Maglia qua, anche questa maglia è nostra, ce la portiamo a casa con George Bennett, ottimo scalatore. Grandissima prova la sua in questo Tour, anche da gregario. E maglia bianca che ovviamente Egan Bernal nel gioco, nessuno può batterlo, anche perché Tadej Pogacar è stato molto sottovalutato, infatti ha vinto il Tour de France.
poco c'è, però qua è stato un po' un errore del gioco, perché già l'anno scorso ho fatto terza alla Vuelta di Spagna, quindi un pochino più forte andava fatta assolutamente. Taddei Pogacar. Dunque ricapitoliamo: la tappa la vince Viviani davanti al nostro Tony Wenger, terzo Ackermann, poi quarto Yun, quinto Bonifacio, sesto Colbrelli, poi Riccardo Venturini e tanti italiani nella top 10. La classifica generale, quindi il Tour de France, viene vinto dal nostro Roglic, secondo Bernal, ravvicinato e poi staccati gli altri: Pinot, Fuglsang, Alaphilippe, Nibali, Yates, Quintana, Thomas, Dumoulin. 22esimi con Steven Kruijswijk, un altro nostro corridore che, devo dire la verità, è un po' deluso in questo Tour de France. De Plus, nonostante tutto il lavoro, comunque 32esimo, tanta roba. Maglia Pois vinta dal nostro George Bennett davanti a Wout Poels, anche con diversi punti di vantaggio. E classifica punti che la vinciamo noi, ma non pensavo che Viviani fosse così vicino in questa classifica, perché a pari punti, ma evidentemente viene assegnata a noi la maglia verde per somma di piazzamenti. Abbiamo fatto piazzamenti migliori rispetto a Elia Viviani, incredibile, non ci avevamo fatto caso a Elia Viviani, quindi c'è andata di lusso, perché se ci fossimo piazzati terzi la maglia verde sarebbe stata del corridore della Cofidis. Maglia bianca che ovviamente è di Egan Bernal, da 12 minuti addirittura a Tadej Pogacar, che è stato un parecchio sottovalutato. Ci piazziamo sesti, vicino alla quinta posizione in questa classifica, comunque con uno dei nostri che è Laurent De Plus, che come ben sapete è stato gregario in questo Tour. Classifica squadre che invece la stravinciamo, diamo più di 12 minuti, quasi 13 alla Ineos e 18 alla Astana. Mentre la classifica della combattività viene vinta da Ben Hermans, ci piazziamo terzi con Van Aert e quarti con George Bennett. Quindi direi che è stato un Tour più che positivo, vedete, abbiamo ottenuto un sacco di punti. Abbiamo sbloccato anche una nuova gara, tante nuove gare abbiamo sbloccato che magari potremmo fare in altri video. Abbiamo sbloccato anche nuovi avversari per la modalità My Tour, vedete, primi in classifica generale con Roglic, primi in classifica punti con Groenewegen, primi nella classifica degli scalatori con Bennett, terzi nella classifica combattività con Van Aert, primi nella classifica squadre, sesti nella classifica giovani. Direi un Tour che rasenta la perfezione. Siamo ai titoli di coda, dunque vi ringrazio per avermi seguito in questa serie, lasciate un like e iscrivetevi al canale se trovate questi video interessanti, e ci vediamo nei prossimi video, magari sempre per parlare ovviamente di ciclismo e portare magari altri gameplay su Tour de France 2020 e continuare anche la modalità Pro Team che abbiamo già iniziato, e trovate i video nella playlist appunto del Pro Team. Ciao a tutti!